cerca esitata per due adorabili bambini. Che sia buona, sia paziente, sempre allegra e divertente. Non dovrà gridare, ma sol giocar. Dovrà badare a noi bambini, siamo vivaci ma carini. Molti regali farci e poi cantar per noi. Se vorrà farsi amar, le poesie non ci farà studiar tan tan tan, solo compiti leggeri e niente purghe né clisteri. Se te la senti di obbedire, non te ne faremo mai pentire. Nel letto ranocchi non ti metteremo, nel sale, nel tè, nel pepe, nel caffè. Se l'offerta ti va ben, fa presto. Jane and Michael Banks. Pan. Cercasi bimbo per due adorabili genitori. Che sia buono e profumato, sempre allegro e ordinato. Non dovrà strillare, ma sol giocar. Dovrà lavarsi ogni giorno, al mattino e al mio ritorno. Tanti bacini darci e poi cantar con noi. Sempre a scuola andrà, diligente lui sarà, così tam tam tam, fieri noi di lui saremo, e come premio al mare andremo. Se te la senti di venire, non te ne faremo mai pentire. Al tempio con noi sempre ti porteremo, giocare con te, pregare insieme a te. Se l'offerta ti va ben, fa presto, mamma e papà. Vegani. Fausto, 3 quintali e mezzo di acciaio inox, di un pensiero di cucina, e una volta ogni tanto li usiamo tutti, no? Allora invece cosa aveva il povero? Una pentola, un tegame, se andava bene una paletta e un mezzo, li attaccava lì, pensate che lì ci stava attaccato tutta la batteria praticamente da cucina di una famiglia. Guardate come sono cambiati lì. E allora quello lì è una pietanza già abbastanza raffinata, perché in genere c'era solo il contorno e un asse in mezzo, con piantare dei chiodi. Come negli anni 30, fatto il legno di chioppo, l'ho fatta io proprio a mano, laccata con lacca veneziana. Non sto qui a spiegarvi che cos'è la lacca veneziana, è un procedimento comunque molto lungo, perché io ero proprio un po' sul peso, però la vera lacca veneziana si riesce a dare anche 30 mani di colore. Allora, forse un mese fa ho ricevuto una email da una mia cugina. Questa email c'era scritto: ciao Anna, ho seguito il tuo suggerimento, ho mandato il racconto, mi aveva già mandato un racconto, ho mandato un racconto al giornale e me l'hanno pubblicato. E io le avevo detto, guarda, mi aveva mandato precedentemente delle poesie in dialetto e mi erano piaciute moltissimo. Ho detto, perché non fai una raccolta e le pubblichi, perché sono veramente belle. Poi quando mi ha mandato questo racconto, oltre ad emozionarmi, mi è piaciuto tantissimo per come l'aveva scritto, l'ho fatto sentire alla mia famiglia e tutti sono rimasti molto, molto colpiti. Questa mia cugina, più che altro è una mia pro cugina, è cugina di mia mamma, però ha la mia età.
siamo state le cosiddette amiche del cuore, perché fino all'età, fino al momento in cui io sono diventata membro della Chiesa, poi diciamo c'è stato, eravamo già grandicelle, abbiamo fatto la nostra vita. Siamo state compagne di scuola alle superiori, quindi fino a 19 anni più o meno ci siamo frequentate. Poi la nostra vita si è un po', come dire, prese strade diverse. E forse un anno fa, un anno e mezzo fa, lei mi ha scritto, mi ha ritrovata facendo genealogia e ha trovato la genealogia di mio marito, ha visto il nome, ha visto con chi ero sposata e mi ha scritta. E per me è stata una delle più grandi gioie che ho avuto negli ultimi tempi, soprattutto perché mi ha cercata lei, e quindi è stato molto bello. Questa poesia, c'è scritto, questa è una storia, questa è una storia della mia infanzia, te ne ricordi? Il titolo è Mio padre, Fabbro Ferraio. Mio padre di lavoro faceva il fabbro, un mestiere ormai perduto nei ricordi di chi, come me, appartiene ad un'altra generazione. A ripensarci oggi, l'idea di mio padre, Mastro Ferraio, mi fa sorridere. Mi ritornano in mente odori, sensazioni, lontani nel tempo e nello spazio. Rivedo me stessa bambina, restare soggiogata dall'arte di mio padre. Quel gioco col ferro ai miei occhi appariva un'alchimia. Da un pezzo di ferro scuro, informe, nascevano delle meraviglie. Ora un bomere per l'aratro, ora una vanga, ora una zappa. Pezzi unici, forgiati sulle richieste di quei poveri contadini. C'erano zappe grandi e forti per gli uomini, leggere e maneggevoli per le donne e i ragazzi. Mio padre era fabbro da generazioni e ne era orgoglioso. Lo erano stati suo padre e suo nonno, e lo erano tutti i suoi fratelli, ma lui era un artista. Da ciò che sembrava scarto di ferraglia, nascevano fregi per porte, teste di animali per portoni, cancelli, meraviglie di chiavi che aprivano chissà quali scrigni segreti. Quando non aveva lavoro urgente da consegnare, da quell'incudine e quel ferro rovente battuto a tempo, ora dal martello, ora dal martelletto, venivano forgiati oggetti armoniosi. Tutto nelle sue mani diventava utile e bello. Dalla sua testa uscivano idee che diventavano oggetti. Ora era un ferro da stiro a carbone, un braciere, ora delle sedie e un tavolo da giardino, portavasi per le piante e i vassoi, persino un piccolo torchio per ottenere l'olio di mandorle. A quei tempi io ero una bambina innamorata di quella cucina, quando la mamma mi agghindava di tutto punto con il vestitino bianco e le trecce legate con fiocchi enormi, puntualmente io correvo nell'officina di mio padre nella speranza di trovare un triciclo nuovo o un monopattino. Al ritorno a casa ero sporca di fuliggine e terra ferrosa, consapevole delle ire di mia madre, ma raggiante per quel tempo trascorso con papà. Ma ero talmente piccola che quando il mantice risaliva su dovevo appendermi per farlo scendere. E poi quella cucina diventava per me un salotto di letterati. C'erano i vecchi che venivano a passare il tempo parlando di politica,
c'erano le signore che venivano ad ordinare i pezzi dal giardino e si fermavano a chiacchierare, e c'erano i ragazzi di bottega che volevano imparare il mestiere. Quando mio padre si affacciava sulla porta per fumarsi una sigaretta, tutti quelli che passavano lo salutavano. Maestro Vittorio, buongiorno. E lui tutto orgoglioso rispondeva al saluto e si metteva al lavoro di buona lena, cantando e fischiettando, diffondeva nell'aria allegria e gioia di vivere, e poco importava se era stonato come una campana. Il lavoro era duro, certo, gli attrezzi pesanti, ma era un uomo libero ed era felice, e io ero e lo ero anch'io. Solo non vado, eh? Io solo non vado. Se vuoi vado per te avanti. Se vuoi io vengo, però non sono capace. Guardate lui, non guardate me, per favore. Thank you.
Grazie. Bravo! Bravo! Allora, grazie per questo ballo di Winter, la salsa. E adesso passiamo a un altro genere musicale con Eugenio che suona la chitarra. Grazie Winter per aver riscaldato il pubblico. Allora, vediamo se funziona. Voglio fare subito, insomma. Lo stavo. Fai il discorso. Thank you.
un altro talento che di Patrizia che ci presenterà i suoi lavoretti di punta croce. Lavoretti? Patrizia. Lavoretti. Se volete vi spiego anche proprio come si fa il punto croce, tutti i fili che ci vogliono, tutta la... No, mi sembra chiaro. Oh, le cornici sono in vendita, se lo puoi dire. Lì poi ce ne sono altri, io ho abbastanza mani, ma poi chi vuole vedere, alcuni non sono neanche incorniciati. Quello che mi piace di questo talento è che non è rumoroso, come quello di Eugenio, non è faticoso come quello di Antonio, e mi rilassa. E diciamo che mi permette di pensare alle persone alle quali voglio bene, perché quando faccio qualcosa per una persona in particolare, veramente penso a questa persona, alla persona che lo riceverà, diciamo, al destinatario, perché non tutti li tengo io, perché sennò è la casa piena, e niente, penso a queste persone, il mio affetto per loro cresce. E un'altra piccola cosa invece sono questi alberelli fatti con dei fili di rame. Questo però devo dire che è un talento di Anna Marchetti, che poi ha trasmesso a tutte le sorelle dello Stato di Soccorso. Sono alberelli fatti con fili di rame e poi con delle pietre più o meno preziose. Qui c'è dell'ametista. Sì, i diamanti si sprecano. No, però sono pietre semipreziose, sì. Diciamo ametista, corniola, quarzi di vario genere, eccetera, e sono delle cose comunque carine, molto carine. Quelle che fanno poi sono ancora più belle. Brava. Brava. Quindi bravo anche ad Anna Marchetti. Bene, ringraziamo la sorella Patrizia, adesso abbiamo Fabrizio che ci suonerà qualcosa. Suonerò, ma non suonerò uno strumento normale, ecco, è piuttosto singolare come strumento. Suonerò l'inno d'Italia. E ok, inizio. Patrizia, fare qualcosa per gli altri è una cosa che anche a me piace moltissimo.
Quando io cucino, o comunque in linea di massima quando avvicino delle persone, penso a che cosa può farle felici. Di solito le cose che preferiscono quello che io cucino. Ecco che quindi metto in pratica il mio talento. Ma... che già vederla rende felice. E adesso abbiamo il fratello Bissi che ci farà vedere i suoi lavoretti. Bravo Sergio. Però ogni tanto mi diletto a fare qualcosa, perciò ho fatto un leggio, anche perché ho pensato a mia moglie, no? Che quando si mette a letto tutte le volte si addormenta e cade il libro o quello che sta leggendo. Allora ho pensato di fare questo leggio in modo che non gli cade più. Io ogni tanto gli do un pochettino e le do avanti. Leggio, quindi sì. E oltre a questo, no, ho fatto anche un portavaso, però non ho potuto portarlo perché c'era sul vaso, era troppo pesante. E oltre a quello, qualche anno fa ho avuto modo anche di fare un cagnolino snodabile che io ho fatto per i bambini. Era cupelotti, sai, pare. Sì. Anche me ho fatto. Sì. No, le ho fatte per i bambini della primaria. No, e stasera ero in ritardo, non ho potuto portarlo. Ma altri talenti, diciamo così, che si, così si vogliono chiamare, me lo metti lì per favore. Sono purtroppo quelli che ho fatto durante la riparazione e la ristrutturazione della mia casa, perché io ho fatto 25 anni un lavoro che era in ufficio. E i lavori che ho fatto per la mia non pensavo di essere in grado di farli, in quanto ho messo dei gradini per la cantina, no? Ho fatto un arco giù dove ho la tavernetta e oltre a quello ho fatto anche degli impianti elettrici dove praticamente ho dovuto scavare nelle pareti per poter mettere dentro i tubi di elettricità e anche quelli per il gas. Ma un altro talento ce l'ho di là. Adesso se aspettate. Pare che vanno a raccogliere le mele. È un posto i teli magici. Non è che si mangia tutta la torta. No, quello è un talento. Il talento che ho fatto senza. Ho visto lì. Bravo. E adesso abbiamo un altro talento della sorella Anna che ci farà vedere i suoi lavoretti. Diciamo che sin da ragazza mi sono preparata per la vecchiaia, nel senso che volevo in qualche modo avere qualcosa da fare che sapevo fare quando sarò più vecchie. E quindi ho cominciato già verso 14-15 anni a fare lavoretti all'uncinetto, ai ferri, qualcosina di cucito, eccetera, eccetera. E quindi mi sono creata una piccola base che poi, insomma, nel tempo cerco di allargare, di migliorare. E lavorando ai ferri, mi rivolgo più che altro alle donne, perché gli uomini, insomma, penso, hanno soltanto visto. I ferri sono due e si lavora a maglia. E l'anno scorso ho voluto imparare a lavorare con i ferri Magic Loop, quello che è tutto attaccato, eccetera, e anche con più ferri.
Questi ferri, questo qui è praticamente un poncho che ho fatto, l'ho fatto con questo Magic Loop. Rispetto ai ferri normali, questo Magic Loop consente di lavorare in tondo e in grande, perché con i ferri normali non si può fare qualcosa di così largo, però si possono fare anche tutti gli altri tipi di lavori. E quindi ho fatto questo poncho con delle lane che avevo comprato. Lo fai vedere indossato? Indossato lo vedi? Sì. Già che sei, fai anche a volere. Ah, che bello! Bravo. Che differenza! E poi ho fatto dei fiori non troppo definiti, perché non li volevo troppo definiti, così. Con i colori che sono qui, all'uncinetto. Questa è una spilla che si toglie. Sì, sì, sì. E niente, ho attaccato un nastro che richiamasse un po' i colori, e quindi ho fatto questa cosa qui. E praticamente, insomma, la cosa che sto cercando di fare un po' alla volta è di imparare periodicamente qualche nuovo punto, qualcosa di particolare. Che adesso, per esempio, sto facendo una sciarpa per Daniela, e con questa sciarpa ho imparato il punto a giorno con i ferri da lavoro, a fare ho imparato questa cosa nuova. E diciamo che un passo alla volta si va avanti, no? Nel corso del tempo e si migliora. E questo è diciamo un proposito che dovremmo avere tutti noi, quei talenti che abbiamo già, di cercare di ampliarli, e oltre agli altri che dobbiamo coltivare. Impara l'arte insieme, mettila da parte. E poi un'altra cosa che mi sta interessando in quest'ultimo periodo è il riciclo creativo. Allora, questi qua sono dei cappellini che ho fatto. E ci ho messo dietro i gancetti e si appendono. Allora, per fare questi cappellini, praticamente ho preso del cartoncino, ho fatto un cerchio. Questo che vedete qui è un tappo di delle bottiglie di succhi di frutta, quelli un pochino più larghi. Questa stoffa è una maglietta che era di Antonella, l'ha usata anche Daniela, era due colori. E poi questi nastrini che raccolti qua e là dalle cose che dai regali, dalle bomboniere, eccetera. E quindi ho fatto queste due cosine da femmine che possono essere graziose, possono essere anche utilizzate, fatte con altre cose, magari più elaborati. E poi queste sono delle collane. Questa qui è stata fatta, dentro ho fatto delle palline di carta pesta, e poi avevo una mia casacca nera che si era un po' consumata. Ho fatto praticamente un tubolare, e ci ho messo dentro. Poi con un filo di lana l'ho avvolto intorno alle palline e ho fatto questa collana. Questa invece è fatta con gli strap, non so come chiamarli, delle lattine dei pelati o del tonno, eccetera. E più questa stoffa marrone che vedete, ho comprato un pantalone, era lungo, l'ho tagliato e quindi ho fatto questi cerchietti. E più ci ho messo una collana di Daniela che si era rotta, e c'erano queste perline che erano lì. Le ho unite con all'uncinetto, con un filo di cotone, e ho fatto questa collana. Brava! Mi piace moltissimo, anche perché non costa niente,
non costa niente e comunque mi dà la possibilità di vedere degli oggetti, degli oggetti che magari sono, possono essere spazzatura, con qualcosa che può venire fuori. Bravo. Chi ce l'ha presa? La mettiamo qua, lei l'ha presa, okay. C'è il paura e poi la taglio la metà. Vado su io, non mi devi tagliare a metà. Ta-ta-ta-ta. Ci va, è che la la piena è quella lì davanti, eh? Stefana! Sì, lo accendiamo, facciamo un minimo di presentazione. Spegni un attimo dopo la luce. Facciamo mica la luce dentro. Sì, c'è tutto, dopo speriamo. Devi vedere, funziona tutto lì, c'è un attacco, c'è la pompa. Allora no. No, vuoi usare questo? Volete venire? No. Ti do questo. Ti do questo. Volete venire intorno? Stacca l'orga. Stacca l'orga. Ah, sì. Quanti metri quadrati è Gidio quella casa? Ah, che bello, no? Siamo a posto? Sì. Allora, è vero che la luce. Spegniamo la luce, eh? Subito? Già accesa? Intanto accendiamo la fontanella. Se spengo si vede. Ma della fontanella che va con la... Beh, vedete che scorre l'acqua? Vedete, se volete avvicinarvi, rubinetto. Qua. La luce. Che luce. C'è una capanna ricca quella lì, eh. Una capanna bergamasca, premetto, perché questa qua Ardesia bergamasca che siamo andati a posto in Montagna. Con dentro l'extracomunitario. Brava, che vedi un attimo. Ma scusa, l'hai fatto tu, appunto. Ma è Riade no, tu, tu. Ma è spiegato, Gidio. Fatelo spiegare se sei capace, hai un talento. Allora, dunque, lui è l'ingegnere, però io ho fatto anche il manovale, Perfetto. La pignata è buia. La pignata è quasi pronta. Allora, dunque, questo ha usato il polistirolo. Poi va bene, l'hai trattato con? È trattato con vinavil e stucco da muro. Cemento bianco. Cemento bianco, va bene. Poi abbiamo andato in montagna, dove ho la casa io, abbiamo preso proprio l'ardesia, la roccia, quella proprio che si spalda tutta. E con le mie manine, avevo usato le tue manine che sono piccoline, ho dovuto fare tutto. Questo l'ho fatto tutto io, almeno un talentino. Niente, poi dunque, fammi pensare, vabbè, poi ha fatto tutti gli accessori, il recinto l'ha fatto, la legna, questo. Questo ha usato, beh, poi ha tagliato dei legnetti. Ha preso le lucine dei cimiteri. Come fa a muoversi la pentola? Si muove così. Appena hai parlato si è fermata. Ma no, metterlo su. No, io una cosa non ho capito. La stagione, perché l'ultima volta che abbiamo visto non c'erano le foglie. Adesso è pieno, rigoglioso. Però qua ha cambiato. Qua, quando sei venuto qua. Ah sì? Mi sembrava qua. La base che cos'è? Sempre polistirolo? Sì, ho usato tutto polistirolo, poi, vabbè. Ah, questo è tutto polistirolo.
colesterolo anche qua. Chi l'ha dipinto? Lui, tutto lui. A parte, a parte le statuine che sono state comprate, tutto il resto è stato fatto. Io ne ho uno scatolone di statuine, bastava tu lo dicessi. No, no, infatti ci sono, no, lui, abbiamo una marea di statuine, ma i presepi fatti in questa maniera vogliono poche statuine. E dunque particolari, allora cosa vi dico, la porta ad esempio, le cerniere delle finestre e delle porte mi ha spiegato che l'ha fatto con una latta, quelle, cosa hai preso, quella del solvente, ha tagliato e ha fatto le cernierine per aprire la porta, per aprire una ziva, la cerniera metro in grasso. Poi vabbè, qui è un tubicino che ha fatto, poi vabbè, ha fatto anche l'impianto dietro della, della corrente, ovviamente, per far vedere l'acqua. Poi che altro c'è da far vedere? Beh, la scopetta, la badilina lì, tutte quelle cose lì, le tendine. E poi vabbè, ha usato, non so cosa c'è là. Ma neanche le tendine hai fatto tu, Piera? Ma che donna di casa sei? Infatti la scopa l'hai messa fuori dalla casa, guarda. Via! Le tegoline? No, la lampada è stata comprata, il braccio invece quello era... L'ha fatto Egidio, bravo. Le foglie cosa sono? Le spugne. Questo. Sì. Sono le presi in montagna? Sì. Ma qualcosina preso. Sono materiali presepi. Ah, e queste sono per fare queste e per fare le porticine. Gli stecchini del gelato? No, cosa hai usato? No, io? Le stecche di una la cosa, scusa, come Patrizia, quella del sole, come si chiama? Le arelle. Le arelle, le arelle per il sole. Tapparelle? Le arelle. Le sì, tendine. Arelle di... Ma arelle non ho mai sentito io. Da noi si dice sono specie di sapatelle. Sì, queste sono le listarelle, queste sono le listarelle di arelle. Poi che altro c'è? Basta, i gradini. Vabbè, gradini sempre fatti col materiale là che abbiamo preso in montagna. Praticamente l'ha fatto tutto tranne, vabbè, le statue. Il lavoro più grande era fare il baule. Poi ha fatto anche il baule, stare per la portantina. Ma è molto curvo perché tu lo chiudi il prossimo anno, è pronto. No, davvero, eh? Il prossimo anno lo mettiamo per in beneficenza. Che ne devo fare un altro. No, tra due anni. Michele vuole sapere questo che materiale. Sì, supero bello. E niente, che altro c'è da vedere, basta. Beh, io direi che un applauso sarebbe il minimo.